Qualcuno in casa? No. Il tour con il camper, la volontà è quella di portare l'idea del Movimento 5 Stelle in tutta la regione Piemonte, quindi anche i territori più marginali. Ho deciso di farlo perché non accetto che ai giovani venga detto e credano che l'unica possibilità per poter avere un futuro o un lavoro sia quella di espatriare. Informazione strumentale che permette a questi signori da più di 20 anni di stare lì dove stanno, perché se non ci fosse stata la televisione noi avremmo l'80%. E poi molto modestamente ci siamo anche noi, che siamo i rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle, che ci riconosciamo profondamente nei valori del Movimento 5 Stelle, che abbiamo portato in questo paese dei balconi chiusi e delle porte sempre più chiuse, e dove non ci danno neanche la possibilità di avere la sala del Consiglio Comunale per fare iniziative, perché vengono definite manifestazioni politiche, dove ci creano ostacoli in tutti i modi, dove ci dicono che ci consultano i profili Facebook per vedere che persone siamo. Allora, per ritornare un po' con i piedi per terra, questo è Verolengo. Quindi ci presentiamo un attimo, poi lasciamo la parola al candidato alle elezioni europee. La terza carica dello Stato, vado in TV, parlo della Boldrini, svariati programmi, quali Fazio, quello di Giletti, a dire che il Movimento 5 Stelle è un movimento eversivo. Signore, eversivo è una parola gravissima, non si può dire di un movimento che è stato votato da più di 8 milioni di persone, che in TV è eversivo, ma è una cosa inaudita. Cioè, io non capisco come mai la gente non abbia buttato quella sera la TV dal balcone. Il Movimento 5 Stelle nell'ambito lavorativo, innanzitutto la ricollocazione di questi lavoratori coinvolti in crisi aziendali, e poi la lotta al precariato e alla disoccupazione. Abbiamo ovviamente dei tassi da record, ovviamente nazionali, ma che il Piemonte in qualche maniera purtroppo insegue: una disoccupazione all'11% e quella giovanile al 40%. Di vedermeli di fronte, quindi non devo gridare in faccia alla TV come facevo prima: maledetti, ci state rubando l'Italia, il futuro, il lavoro. No, glielo dico in faccia. Infatti, oltre che un portavoce, sono un portarabbia. Il Parlamento non hanno mai visto un movimento politico come il nostro, che è stato prima di tutto coerente. Il Movimento 5 Stelle è arrivato giù, si è tagliato gli stipendi, ha restituito subito 42 milioni di euro dei rimborsi. Dobbiamo in qualche maniera invertire il sistema. Noi a livello regionale ovviamente stiamo collaborando per la predisposizione del programma e abbiamo individuato poche misure semplici, ma che in qualche maniera siano concrete ed efficaci. Per esempio l'inserimento di piani industriali concordati tra le piccole e medie imprese e le istituzioni e la regione Piemonte, che possono aiutare in qualche maniera ad avere una lungimiranza nella capacità produttiva di queste piccole e medie imprese, che sono il nostro tessuto produttivo piemontese, e garantiscano l'occupabilità, ovviamente l'occupazione, i posti di lavoro che finora ovviamente sono stati in qualche maniera intaccati. Ogni giorno vediamo che non ci sono più garanzie. D'altra parte abbiamo anche la riforma renziana, che porta alla stabilizzazione del precariato, perché sappiamo che in qualche maniera riconfermare 8 volte dei contratti a termine ovviamente non dà certezza. Un sindaco forte perché ha cittadini con sé, non perché è forte di suo, ma perché lavora con i cittadini, per i cittadini. Quindi la cittadinanza si deve un po' risvegliare e deve contribuire alla vita politica. Lo so che oggi la cittadinanza è schifata, io lo ero anch'io. Io avevo pure smesso di votare, lo dico candidamente, quando nel 2006 a Torino c'era da una parte Chiamparina, dall'altra Rocco Buttiglione, francamente io non sono andato a votare. Quindi oggi ritrovarmi Chiamparino candidato alla presidenza della regione di centro-sinistra, da un lato mi terrorizza, dall'altro mi stimola ancora, mi dice un po', no? Nel senso sono così.
prende un nuovo sprint, perché Chiamparino per un torinese è sempre stato veramente, adesso non voglio usare iperboli politiche, ma è sempre stato veramente peggio, cioè no, è una persona che è arrivato, scelto mentre i poteri forti, sapete Torino è sempre stata governata dalla sinistra, dal centro-sinistra, quindi dal PC, poi è diventato PDS, DS, poi PD, e ha avuto sempre dietro i poteri forti, perché ha sempre garantito la rigenerazione degli stessi, quindi cemento, grandi opere, Tondino, banche, finanza, assicurazioni e quant'altro. Questo è il progetto quindi della Torino da bere, se volete usare un termine milanese, è nato negli anni 90 con Castellani, lo sapete, dopo insomma, la sconfitta di Diego Novelli. C'è stato quindi 10 anni Castellani, poi 10 anni Chiamparino e ci hanno lasciato 4 miliardi di euro di debiti. E quando gli vai a dire questo in televisione a Chiamparino, vi ricordate Di Maio che qualche settimana fa era in televisione con Chiamparino e ha detto ma sai, fatto il comune più indebitato d'Italia, lui si arrabbia pure. E si arrabbia, ti viene a dire, ma io ho fatto investimenti, il centro di Torino è bellissimo. Il centro di Torino è bello, certo. La periferia fa pena però, la periferia fa pena. Sandro Franchi, sono il portavoce e quindi sono quello che altri chiamano candidato sindaco. Vorrei che i miei collaboratori, quelli che hanno dato la disponibilità a partecipare alla consultazione qua a Verolengo, venissero qua brevemente, si presentassero dicendo molto semplicemente chi sono. Mi chiamo Carlo Comoglio, sono nato a Torino nel 59, il 20 settembre, sono un artigiano e svolgo la mia professione di vivace. Io sono sempre stato vicino al movimento dal punto di vista politico, come idea e come attività. E ho incontrato questo gruppo di ragazzi pieni di entusiasmo e di capacità. Io penso che se riusciremo a avere la possibilità di amministrare il comune, Verolengo cambierà e cambierà sicuramente in meglio. È tutto. Garantisce la partecipazione a tutti. È un movimento di gente onesta e che dice le cose chiare per quello che sono. Grazie. Ciao a tutti, sono Silvano Cassina, ho 51 anni, sono verolenchese doc, sono nato qui e qui risiedo. Sono un artigiano, sono uno di quei 5 milioni di partite di IVA che ogni tanto sentite parlare, che si buttano dalle finestre. E ancora scelgo una soluzione estrema per il momento di difficoltà che stiamo vivendo. Mi sono avvicinato al gruppo 5 Stelle proprio per cercare di dare uno stile, un cambiamento diverso a questo comune dove il clientelismo e il voto di scambio è sempre stata la prerogativa. Noi vogliamo creare un comune a misura d'uomo dove le persone siano trattate come persone, dove le persone che vengono a trovarci ci possono guardare in faccia in maniera semplice e pulita. Questo è tutto, grazie a voi. Buongiorno a tutti, Roberto Ginella, trentenne con 20 anni di esperienza, fate voi i conti, cosa vuol dire? Perché Movimento 5 Stelle? Perché candidarmi o comunque unirmi a Sandro? Perché sono stufo di brontolare, mugugnare e non fare nulla per migliorare il paese di Verolengo. Sono nato a Torino, sono qua a Verolengo dal 98 e dal 98 ho visto solo degrado, peggioramento della situazione economica, negozi che chiudono e non riaprono. Aiutateci, siamo qua per voi. Buongiorno, io sono Anna Di. Ho 36 anni, sono una mamma, a casa lavora solo il papà e la cosa è difficile, la situazione è difficile. Mi sono candidata perché vorrei che mio bimbo potesse crescere paese con delle prospettive interessanti. Mi chiamo Silvio Maurizio, 49 anni, sono un operaio, metalmeccanico e niente, mi sono candidato per il Movimento 5 Stelle perché credo nelle idee che abbiamo e speriamo di cambiare il paese e poi più là anche l'Italia. Ciao a tutti, sono Stefano Daniele, sono qua per Sandro, onestà, legalità e lavoro, questi sono i nostri obiettivi per il comune di Verolengo. Grazie. Chiudo solo facendo presente
paese, non mi riferisco a Verolengo, mi riferisco all'Italia nel quale viviamo. Per andare sul pratico, in questi giorni si fa un gran parlare di riforma delle province, abolizioni delle province, insomma, tutti malosse, come direbbe qualcuno. Tra le varie disposizioni di un decreto legislativo che probabilmente verrà pubblicato domani in Gazzetta, ci sono delle norme che riguardano la presentazione delle liste per i comuni e fra questi anche Verolengo. Allora, trovo che sia molto poco sportivo, e sono gentile, cambiare le norme in corso d'opera, nel senso che per andare sul pratico noi avevamo già presentato la lista con 7 candidati, più candidati più portavoce, diventeranno 12, ma questo non riguarda solamente il comune di Verolengo, riguarda tutti i comuni in Italia che si trovano sotto i 10.000 abitanti, poi cambiano i numeri minimi e i numeri massimi. Però solo per dire che anziché favorire la partecipazione, si cerca in tutti i modi di escludere la partecipazione a tutti i livelli. E questo a livello di Movimento 5 Stelle è inaccettabile a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale e a livello di questo sventurato comune.